bambini con genitori ospedalizzati con coronavirus che non hanno una rete familiare dove essere ricollocati e devono osservare il periodo di quarantena saranno ospitati nella struttura di Zumbini 6 della cooperativa sociale La Cordata. Gli educatori saranno presenti H24, la struttura viene completamente sanificata 2 volte al giorno. Da remoto si lavorerà con un gruppo di psicologi che affiancheranno i ragazzi. Partita anche una raccolta fondi per comprare tablet in modo che i bambini possano rimanere in contatto con genitori e insegnanti. La cooperativa sociale La Cordata, che opera da 30 anni sul territorio della città metropolitana di Milano e offre servizi abitativi di accompagnamento sociale e di ospitalità alberghiera di breve e lungo periodo per fronteggiare l'emergenza coronavirus, ha deciso, insieme al Comune di Milano, di ospitare nella struttura di Zumbini 6, nel villaggio Barona a Milano, bambine e bambini tra i 6 e i 14 anni, ma si può arrivare fino ai 18, i cui genitori sono in ospedale perché positivi a coronavirus e che non hanno altri adulti di riferimento che possano prendersi cura di loro. Quando viene ricoverato un genitore in ospedale con diagnosi di Covid-19, il bambino viene affidato ai servizi sociali della struttura sanitaria. Sono loro a fare una prima ricognizione per capire se c'è una rete familiare dove il bambino può essere ricollocato. In caso contrario, si contattano i servizi sociali del comune che trasferiscono il bambino nella loro struttura. La questione resta aperta per i bimbi fino ai 5 anni di età. Se non ci sono parenti disponibili, i piccoli vengono ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale in cui si trovano i genitori. Casi limite, secondo il comune, sono solo 2 in questo momento.